Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a farvi la recensione di The Prodigy. Sei nato. Film di Nicholas McCarthy con Taylor Schilling, che è l'attrice protagonista di Orange is the New Black, e con Jackson Robert Scott, che è il bambino che interpreta Georgie nel remake di It, che poi un remake non è. Il regista di The Prodigy non è, diciamo, uno molto navigato, nel senso non ha tantissimi film alle spalle. Di horror troviamo Holidays, di cui si è occupato, e qui lo troviamo a dirigere un lungometraggio horror che vede una madre preoccupata per il comportamento anomalo del figlio. La trama ve l'accenno soltanto perché questa è una recensione senza spoiler. Quindi siamo di fronte a un film che parla di possessione. Di possessioni parla, di entità. C'è da dire una cosa particolare subito su questo film, che non è la solita minestra. Da un certo punto di vista, The Prodigy ha delle idee originali, o comunque ha scelto un tema che sembra un tema inflazionato, in realtà poi si sposta e va su qualcosa di molto più peculiare e particolare. Quindi non stiamo parlando delle solite possessioni alla, insomma, The Conjuring Universe, che tanti amano. Io non sono un amante dei film di questo genere. McCarthy ha una regia che a me è piaciuta perché è molto molto curata, precisa, pulita, didascalica anche in certi momenti. Sì, è molto didascalica, però con delle trovate che funzionano. Però il tutto dà un'idea di un tipo di regia che non ha una vera impronta, non ha uno stile riconoscibile, e questo è un peccato. La madre deciderà, come il bambino è molto intelligente, deciderà di iscriverlo a una scuola speciale per bambini intelligenti. Poi lui ovviamente inizierà a avere dei comportamenti anomali, tra cui qualche comportamento violento, e quindi deciderà a questo punto, perché non si può andare oltre, di farlo vedere da uno psichiatra, psicologo, para qualcosa. Insomma, è un film che da un certo punto di vista è anche investigativo. È un po' mi ha ricordato La Settima Musa, anche se diciamo che a livello di regia non sono paragonabili. Fondamentalmente mi aspettavo un po' di più, ma non mi ha deluso totalmente. Tralasciando la quantità inimmaginabile di jumpscare con cui il film inizia, ci sono dei momenti in cui questi jumpscare sono anche efficaci e fanno paura, ma fondamentalmente non sono fini alla crescita della tensione del film. Non c'è tensione nel film, c'è solo una certa curiosità nel capire come si svolgeranno i fatti e come ne uscirà questa famiglia da questo problema, che non vi posso dire. Questo è il traino, quello che ti porta a vedere tutto il film. Fondamentalmente è un film che non lascia il segno, che non porta niente di nuovo, se non qualche, appunto, tema un po' meno inflazionato. Ci sono delle trovate registiche divertenti, ci sono dei momenti diretti bene, girati bene, ci sono dei momenti di paura interessanti, e c'è il momento di tensione maggiore di tutta la pellicola, o di paura, che è quello scatenato dalla scena che si vede anche nel trailer, in cui il bambino corre verso la madre e quando sta per abbracciarla si trasforma in un uomo adulto. E questa scena non si sa bene se sia un plagio, una citazione, una celebrazione, ma è una scena identica, spiccicata, paro paro al film di Mario Bava, Shock, del 1977. Una scena identica, ve le metterò, che funziona benissimo anche nel film di McCarthy. Sotto certi punti di vista la trama ha tantissimi aspetti in comune con il film di Bava, però non è lo stesso film, parlano di due cose differenti. The Prodigy è un film che potrebbe piacere a una fetta di pubblico che ama i film sulle possessioni, sui fantasmi, sulle presenze, sui demoni. Io non li amo questi film qua, però se sono fatti bene li seguo con grande attenzione e piacere. Allora, mi è piaciuta abbastanza l'interpretazione di Jackson Scott, o Jackson Robert Scott, non so come cazzo si chiami, il bambino, perché è effettivamente abbastanza bravo a insomma, incutere, insomma, è abbastanza bravo a fare lo psicopatico, comunque lo strano, il fuori di testa, insomma, bambino bello diabolico, strano, bravo nell'interpretazione. Mentre invece Taylor Schilling non mi è sembrata un granché.
non penso che sia una grande attrice, funzionava bene nel telefilm che faceva. E poi c'è anche un altro personaggio, un killer che si vede all'inizio, molto interessante, fatto molto bene. Ci sono delle dinamiche divertenti, dei colpi di scena dinamiche divertenti anche tra il bambino e lo psicologo. Insomma, ragazzi, per me è una sufficienza scarsa, si lascia guardare. Probabilmente, se amate il mondo degli spiriti, potrebbe piacervi, quindi andate al cinema a vederlo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Questo è tutto per la recensione di The Prodigy di McCarthy. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del film, scrivetemi nei commenti se avete visto il film Shock di Mario Bava e questo film, insomma ditemi un po' le vostre impressioni, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e ci vediamo al prossimo video.